Siamo in una casa. Bene, ciao, sono Andrea Lucca. Mi ricordo un po'. 750 spesi per la porta. 750. In pratica. Che cosa sta dicendo? Ma la stiamo registrando. Ah, sei già registrato. Ah, che siamo in diretta già. Stiamo già in diretta. Dai, in pratica, Nintendo ha presentato questa nuova console. Però di questa console abbiamo visto solamente. Cioè, sta roba. Il pad finora. Beh, cioè, il controller. Il controller in pratica. Boh. È un pad touch con funzionalità audio video e lui colori. È Link. E niente, in pratica questo coso ti controlla la televisione, puoi fare un sacco di cose che apparentemente sono puoi giocare a traverse. Sì, sono cose inutili quanto fighe, nel senso, vedi, puoi giocare tipo, vedi, se puoi giocare a questa merda sotto con tocchi di la merda. Nintendo Wii U presenta come al solito i soliti 3-4 giochi schifosi. Cioè, diciamo che come al solito è davanti a tutti sul mercato perché fa delle cose incredibili, però le fa su sti giochi di merda, quindi sostanzialmente vedi, fai queste cose qua. È una figata, però guarda, diventi è una figata. Guarda, questa qua è la cosa migliore di tutte quelle che puoi fare con la Nintendo Wii. È una vagina. No, guarda. Get the new views with the new controller. Perché andare a giocare? Hai un inglese di merda. Tac. Ragazzi, a me sembrava palesemente un culo. Oh, che sfiga. Per un pelo. Però qua c'è la tipa. Oddio. Feticisti. Quindi, oddio. La nuova uscita è PS Vita. No, non c'entra un cazzo. No, con la mia ah, ok. Leggi Nintendo Wii. Ok, ok. E questa è la Nintendo Wii U. Puoi sparare ai tuoi vicini di casa. Questo è interessante. Ci sono tutti i soliti applicazioni da attaccare al joystick. Sì, oddio, spari i vicini. Oddio, anche io un vicino di casa con quella faccia. Quello di si nasconde, uno stalker. Questo è un coglione e gli spari. Perché dovrebbe emanare liquidi dalla testa? E niente. Beh, e questa è una cosa figa. Guarda gli shuriken. Beh, questo sì. Questa è una bella. Cioè, come al solito Nintendo fa queste cose qua che... Tra l'altro dovevi tirarli ai bambù. Innovazioni totalmente... Un gioco contro la natura. Qui c'è tutta la parte inutile che non ci interessa, che fa vedere... Vuoi accarezzare il tuo cane? Cane non gliene frega niente! Se ti piace il Nintendo Wii U, puoi accarezzare il tuo cane. Chiameremo gli animali. No, è bello la funzionalità di connessione. Guarda, puoi girare le cose. Puoi girare le cose a caso. Puoi gestire lo schermo tramite il pad. In pratica spenderai centinaia di euro per uno schermo. Qua puoi spaventare i tuoi amici con un pappagallo sulle orecchie. Guarda, vedi, guarda la gente spaventata. Beh, non è molto spaventata. No, aspetta. Il padre è rimasto impassibile. Ma che cazzo? Sì, niente, in pratica la cosa figa. Tra l'altro era nudo il padre. E questa è la cosa figa della cosa. Oh, si vengo. Oh, l'uscita del nuovo Zelda. Ed ecco no, il silenzio. No, ragazzi, qui è silenzio. Però qua di gameplay non ne abbiamo visti, ne abbiamo visto solo questo video. Ah, che figata. Il gameplay è composto da... Vai, Link, spacca tutto. E niente, nel 2012 potrete giocare con la vostra console e staccare. Perché tu gli urli in groom? Se io vorrei tenerla in bagno. Poi, oh, puoi andare dove vuoi con questa affare. Perché vuoi giocare nello sgabuzzino? Cioè, se arriva tuo padre e ti fa, oh, voglio vedere la televisione. Tu, no, vabbè, non me lo direbbe così. Tu stacchi quel coso e... Usi il cesso, per esempio. È una figata. Alle 3 è stata presentata questa PlayStation Vita. Quest'ultima nuova uscita della Sony, la PS Vita, Nintendo Wii U. Cazzo, ma due righe dovevi touch. Due righe. La PS Ascolta, Vita sarà in pratica la PSP con il touchscreen, il sensore di movimento, due analogici. Che potranno assomigliare ai capezzoli della vostra mamma quando ancora vi allattava. Oh, e le casse incorporate che ragazzi servono per quando vi guardate i porno che non ci sono i vostri genitori in casa. Diciamo che la figata è che qua hai sia il sensore di movimento integrato, quindi quando muovi la console su certi giochi muove il... C'è una specie di Play 3 portatile. Poi comunque hai gli analogici che questa volta sembrano fatti decentemente, visto che quello della PlayStation portatile era imbarazzante. Sì, abbastanza. Oggettivamente. E niente, hai un touchscreen sia sullo schermo che dietro, anche se vabbè non so per quanti giochi poi lo userai oggettivamente. Ovvio, vabbè, problemi. E questi giochi in ogni gioco, cioè in ogni cosa c'è sempre. Vedi qua tu puoi fare, guarda, tu puoi gestire alzi la gonnella alla tipa. Esatto. Dal retro del coso puoi gestire comunque le funzionalità touch. Ma va la compatibilità, cioè la retrocompatibilità con i giochi PlayStation 1 come la PlayStation 3 e la PSP, o sarà una cosa totalmente nuova? Che cazzo. Il primo gioco che vi mostriamo è il terzo capitolo della saga di BioShock. Questo è il gioco? Eh sì, questo è il gameplay, ragazzi. Fede, non esistono, in sto gioco non esistono i video. Praticamente tutti i video sono in contemporanea al gioco. Guarda il cavallo, c'è un cavallo!
cavallo in questo gioco. Ed è un cavallo steampunk. È un cavallo steampunk, è tutto metallo. Nei precedenti giochi facevano usufruire alle persone di droghe che potevano perfezionare l'essere umano, ma fuori di abusarne e spruzzarsi sotto i piedi. Ma guarda, c'è la città, è tutta in aria. Nel terzo capitolo sei in una città sul cielo. Beh, il fuoco è una figata. Una signora che pulisce. Bene. Esatto, pulisce il fuoco. E ti fa capire come sta bene la gente di sto qua. In pratica lui va dritto, ma adesso qua potresti anche girarti e andare verso la signora. E potresti magari scottare. Cioè, fai quello che ti pare. È tutto molto interattivo. Come, cioè, l'ambientazione è molto interattiva. Ecco, dalla tranquillità della scena precedente. In pratica, sai come inizia a giocare, non sai come sai quando hai finito. Non appena tu prendi un'arma, ti dice, prendi un'arma. Capito? Ah, ragazzi, è una figata. La particolarità di sto gioco, che è molto bella, che i poteri che tu puoi utilizzare non sono i soliti. Tipo, nei precedenti potevi utilizzare degli alveari. L'ha buttato giù, che figata. Tra l'altro, che culo, cioè, è caduto proprio sull'unica pedana. Ma guarda, e qua il gioco del secondo. E qua inizia a viaggiare. Guarda come vola. Che cazzo fa quello? Cioè, tu viaggi per la città. Ma non ha paura di cadere? No, mi sa che è già caduto, però là. Però cosa fai? C'è il caricamento. E poi lui prende un potere nuovo. Oh, che figata. E lui adesso acquisisce il potere degli uccelli. Fa ridere. Al potere degli uccelli. Può convocare quanti uccelli vuole a sé. È steampunk. È steampunk. È totalmente steampunk. Guarda, sarà. Continuiamo a dire la parola steampunk. Steampunk. Ci piace lo steampunk. Minchia, io lo adoro. Per fare le segre. E qua è il gioco che ha permesso alla Ubisoft di menarsela per 3 ore nella sua presentazione, visto che tutti l'hanno guardata solo per vedere questo diavolo di gameplay che è finalmente uscito, Assassin's Creed Revelation. Non è che se avessero fatto un porno la gente sarebbe stata un porno la gente sarebbe stata a guardare. Tanti che dicono che è sempre il solito gioco, tanti che dicono che combatti solo con un tasto, che io vengo sempre. Che è un gioco troppo semplice, ma guarda qualcosa. Costantinopoli. Secondo me è una delle... Uno dei nomi più importanti della PlayStation 3. Cioè. Allora, Ezio Auditore ormai. Ciao, Ezio, sei nel cuore di tutti noi. Adesso chi è? Adesso è sempre Ezio, che ormai, come adesso vedrai fra poco, è un pochino avanti con l'età. Sta tornando nei luoghi del primo, quindi è tornato in Medio Oriente. Ma davvero? Ma si dice che riapparirà anche Altair come, Come fantasma. Come non fantasma. Si capisce. Si è visto qualcosa dal trailer. Io potrei venire in quel momento. E qua Ezio. Finalmente è passato del tutto ai vestiti neri, visto che tutti l'abbiamo tinto di nero per tutti i giochi. Esatto. Bello la campagna. Sì, diciamo che ai video del multiplayer hanno fatto vedere che il multiplayer è simile, se non uguale a quello del Big Brother. Cosa sta facendo? Bellissimo, ragazzi. La bomba che gli ha dato prima. Questa è nuova, Si sentono le sirene adesso. Questa interazione è nuova. Fai delle mosse con ovviamente il gioco sugli attacchi è un tasto solo. Che è il quadrato per la P3. Però è basato tutto quanto sulla dinamica. Sì, diciamo che chi muore in Assassin's Creed è davvero pirla. Però vabbè, secondo me tanta gente sarà offesa. Vabbè, cioè nel senso è un gioco molto semplice. No, vabbè, infatti. Poi vabbè. Come al solito i nemici ti ballano come degli orsi intorno. Sì, questa infatti, cosa non l'hanno ti cambiato. Attaccano ti attaccano una volta. Questo si è fatto cagare. Cioè. E qua adesso questa mi piace. Steampunk qua. Che torniamo al ecco, diciamo che qua vediamo una scena che non sempre si vedeva negli altri, nel senso che forse si sono accorti che saltare solo in giro per le città aveva rotto un po', nel senso bellissimo. Facciamolo saltare. Hanno messo delle navi che bruciano. E lo sanno tutti che Assassin's Creed non è un gioco difficile, ma è un gioco bello. Cioè, è bello giocarci. Come già detto, è bella la storia, è bella la grafica, un bel passatempo. Siamo qua per dire che lui ha fatto tutto questo perché era in ritardo. Dai, è il mio idolo. Ecco la zavia di questo videogioco. Andare al lavoro e far esplodere il porto di Genova per dire. Sorry for the delay. Però questo trailer ha fatto davvero brutto. Io sono venuto quando l'ho visto. Beh, sì, dai. Quando Hideo Kojima aveva annunciato che non ci sarebbe stato alle 3 2011, tutti si sono cagati addosso perché diciamo che Hideo Kojima è un nome importante. È il nostro idolo. Il nostro idolo ogni volta che arriva alle 3 spara delle bombe atomiche che tutta la gente si caga addosso e per sa anni. Sempre che cos'è alle 3? Ma te hai proprio detto ma te non sei un cazzo. Ha teso tutti in ballo l'anno scorso con Metal Gear 5. Ma dove sono gli zombie? Steampunk? Gli altri progetti sono le HD Collection di Metal Gear Solid, che è quello che sto aspettando, e di Zone of con the impazienza. Enders, che è un altro grande titolo per altri fanatici. Però c'è un piccolo grande problema nell'HD Collection di Metal Gear Solid. Manca il primo e quindi noi siamo tutti molto incazzati perché di giocare al 2 non ce ne fotte assolutamente niente. Vabbè, il 3 me lo rifarei, il 3 sì, ma c'è il primo perché era in però ragazzi era l'1 da fare, però è stato messo Peace Walker che era solo su PSP. È vero, è vero.
Poi sostanzialmente, altra cosa interessante è questo nuovo sistema di gioco che si chiamerà Transferring, che permetterà ai giocatori di trasferire i dati dalla PlayStation alla PlayStation portatile. E quella sarà una gran figata. Cosa che non abbiamo detto, le HD Collection usciranno anche per Xbox, quindi per la prima volta Metal Gear sarà sfonda la barriera che HD c'era fra Sony e Microsoft. Sì, in pratica prenderanno dei giochi in HD.